Eccoci qua su Super Mario RPG. Nello scorso video ho completato il relitto affondato, ho affrontato il capitano Johnny e siamo pronti a tornare al villaggio per scoprire che cosa aveva da dirci il vecchio, l'anziano del villaggio. O il vecchio anziano. Suona bene comunque. Ci aspetta il varco. Hai trovato la stella, ben fatto. Ma il tuo viaggio termina qui, sei davvero un gonzo, non lo sai chi sono? Sono Lancidovic della banda di Fabbro Magno, non te lo aspettavi? Veramente no. Non mi sorprende, la mia imitazione di una persona qualunque è stata impeccabile. La tua ricerca delle stelle ha fatto preoccupare Fabbro Magno. Perché? Se gli riporto quella stella farò un bel figurone con il mio capo, così si fa carriera. Sì, ho capito perché, però era preoccupato nel senso che non può raggiungere i suoi loschi fini. È inutile che tu provi a resistere, dammela e basta, senza fare tante storie. Ma per piacere. E se gli avessi detto ok? Ah, è così che te la vuoi giocare? Cosa credi che succederà ai veri abitanti di Porto Miramare? Peggio per loro. Ah, stanno là dentro. Ma che fai? No, non farlo! No, fermati! È morto. Ora che è morto, a che serve allora provare a salvarli? Scusami. Il solletto. Ma dai. Non ti vergogni a far soffrire solo di un povero vecchio? Ok, tiro fuori la stella, dai, toh. Vuoi tirare fuori qualcos'altro invece che la stella? Ma quindi davvero funziona? Cioè... aspetta, devo affrontarlo in realtà. Ecco, andiamo avanti con sta cosa della stella, dai. Ora vanno in due a fargli solletico. No, non puoi, voi due volete. No, per favore, non là. Dove? Come aia, è solletico, che ti fa male? Fa ridere, no? Allora, non ti vergogni? No, no, per piacere, vai, basta. Dai, sì, non ti possono trattare così. Ah, ora sta ridendo. Ai, ai, io. Non ce la faccio! Se gli esce un peto, io... E basta con sta stella, non te la do! Stavolta niente? Se il gioco ti obbliga... Cioè, è una scelta che tu puoi fare, quindi... Effettivamente... Perché poi ho scoperto che... Pensavo che fosse una scelta vera, perché... È come quando puoi decidere se affrontare o no Booster, se ti fai scoprire... dai suoi scagnozzi quando ti nascondi dietro le tende. Vabbè, si torna a castello, va bene. Io vado a vedere cosa vogliono i vecchi qua, le persone. È chiusa. Ma, ah, ecco, allora qua stava il veicolo. Quindi qua si affronta il boss, ho capito. Axel Maximo è in ritardo, perché ci mette tanto? Dobbiamo uscire da qui. Ah, perfetto, Mario ci ha raggiunti. C'è solo una cosa che possiamo fare, anche se siamo un po' arrugginiti. Dovremmo notare. Grande Johnny! Piano, piano. Quella stella è un regalo per il mio amico Mario. Voi cialtroni smidollati non avete il senso dell'onore. Vi daremo una bella lezione. Johnny, forse dovremmo lasciare a Mario andare a chiudere la causa. Già. Credo sia giunto allora di toglierci i nostri travestimenti. Formazione di gruppo! Wow. Ah, si uniscono? Eccolo. Ma che bello! Ok, forte! Bellissimo lui! Mosse speciali, super palla di fuoco, dai! Lui è fatto di ferro! Lancidovic, che bello! Vabbè però, mi fanno difese impossibile, scusami! Aia, 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 aia. ...1379 punti vita. Ok. Gas velenoso. Giriamo, 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 giriamo. Perfetto. Ok, andato. Poi Mario, super salto. Provo, tutte le provo. Mi ha fatto vedere cosa, a cosa era debole, perché non mi pare di averlo visto. Lampo Blitz che devo ancora... Preso? No, non l'ho preso. Però è efficace. Ok, è efficace. Terrore. Gli diamo anche un po' di terrore. Mancato. Mancato o non è efficace? Dai. Se questo prendo bene il tempismo, posso fare... Praticamente solo con Mario posso sconfiggerlo. Però devo prendere bene il tempismo.
Aia, questo l'ha presa male. Però Lampo Blitz non ce l'ho più. Vabbè, elettro scarica, dai. Presa. Andiamo un po' con... Chissà se la bomba sonno funziona. Non lo so, non penso che funzioni però. Ok, dai, ricarichiamo un po' i punti fiore e poi dopo attacchiamo con Mello o con Lampo Blitz. Mario anche super palla di fuoco ancora una volta. 70 che non è male. Boh, a caso vado. Ah, presa, non l'ho presa. Però è efficace. Lanciamo Mario, lanciamo tutto questo. Su di lui. Allora. Sbagliato. No, no, sta... Aiuto! No, non l'ho preso. Accidenti però. Andiamo un po' con Gino. Disco Gino, attacca un nemico. Premia prima del contatto. Ho capito come funziona, bene. No, ricarico i punti fiore, però con la stolta di poco. Giusto per far attaccare Mellow. E poi c'ho l'attacco al 3, quindi attacco al 3 almeno. Mi sono difeso però, effettivamente. Vabbè dai, proviamo un po' surf stellare, dai. Non male, non sembra male. 8, scendiamo a 7. No, facciamo raggio Gino. Vediamo un po'. 72, non male, eh? Non penso sia male. Ah, gli faccio più male col martello? Beh, allora, se è questo il caso. Miseria. Se riuscissi a prendere bene il tempismo con Lampo Blitz, mi frega sempre, mi frega Lampo Blitz. Non capisco perché non riesco a prenderlo. Dà un fastidio sta cosa. No, devo riuscire, devo riuscirci, non posso arrendermi così. Devo riuscirci e basta. Allora. No. No. Ancora una volta, dai. Tanto oramai ci manca poco, Sa che... Sempre su di lui. Preso. No, non ancora. In genere quando lo prendo dovrebbe tipo esplodere. Però non l'ha fatto ancora. Ma gli faccio comunque molto male. Ah, sciame di stelle. Però quanto fai male. Allora faccio tornare Mario in vita. Però con Gino. Ok, Peach. Allora con Peach. Bibita, tirami su. Vai, tirami su Mellow. Che mi serve. E... Mario, attacchiamo. Bene. Ok, torna uno. Inondazione fa male. Mario va a terra un'altra volta, mi sa. Sì, infatti. Lampo Blitz. Preso. No, come no? Non riesco a capire dove sbaglio allora. Il tempismo c'era. Ho premuto al momento giusto. E infatti è tornato con vita massima. Io non posso arrendermi. Devo riuscirci, ragazzi. Mi dispiace. Sarò un disco rotto per tutta la battaglia. Ma finché non ci riesco a fare Lampo Blitz. Ce l'ho fatta solo una volta della scorsa lotta. Ma qua voglio farla per forza. Eccolo. No, invece. No, perché... Mi illudo perché vedo che compare proprio... Nel momento in cui compare il punto esclamativo io premo A.
Però niente. O forse lo fa ma non me ne accorgo lo stesso. Cioè, dovrebbe esplodere quando riesco a farlo a tempismo. Però è molto strano. Oddio, Bowser un po' di attacco magico e difesa magica, perché in teoria lui usa la magia. Vabbè, riprendiamoci la stella allora. Ora anche Fabbro Magno in cerca di frammenti stellari. Che tremenda sorpresa avrà in serbo per Mario. Ah, non ne ho idea, amico mio, non ne ho davvero idea. Oh, c'è un appunto, una chiave? Chiave del magazzino, ah certo. Caro Mario, conoscendoti per te deve essere stato uno scherzo a sconfiggere l'ansia, dico bene? A proposito, i miei uomini dicono di aver visto un'enorme ascia attraversare il cielo. È probabilmente uno degli sgherri di Fabbro Magno, vai a dargli una lezione, amico. Beh, le branchie cominciano a farmi male, quindi me ne torno sott'acqua. Vieni pure a trovarmi quando vuoi. Il tuo amico pirata Jonathan Johnny Jones. Che ho letto con una voce diversa perché non pensavo fosse lui, ma un altro nemico, amico, insomma, qualcuno. Entriamo in posto magazzino, che ci sta qui? Tutti quanti gli abitanti, hello! Grazie mille, ne avevo abbastanza di posti angusti e lordi come questo. Potevi dare una burrita tanto che c'eri. Ehi amico, ci hai tolto dei pasticci? Pace, fratello. Era davvero poco confortevole qua dentro, grazie per averci aiutato. Grazie, sì, grazie mille. Torna pure a trovarci. Ma come? Cos'era, vendita al dettaglio di scatoloni? Il ragnatele. Grazie per averci liberato, ora devo tornare al lavoro, ma più tardi passo dalla locanda e ci vediamo là. Oh, Mario, grazie per aver salvato il nostro porto Miramare. In qualità di persona più importante del villaggio, era inevitabile che finissi sotto tortura. Tu sei immune alla tortura del solletico Mario? Ah già, questo è un regalino per ringraziarti, accettalo pure. Ah, abbiamo bastone rospo, che aumenta l'attacco di Mello. Doppio pugno per Gino, vai. Parasole per Peach, assolutamente. E basta. Poi, ah, niente, solo armi, ok. Di qua vestiario? Eh sì. Vediamo un po' se c'è qualcosa di nostro gradimento. No, non c'è, mi dispiace, grazie comunque. Ok, questo è gli accessori invece. Oh, per Gino sarebbe interessante. Vai. Parlando con l'anziano possiamo sapere dov'è la prossima stella, questo era quanto ovvio. All'estremità del colle finale c'è una città popolata da mostri pentiti. L'altro giorno è passato un topo che si vantava di questa stella che avrebbero laggiù. Non so di preciso dove sia, ma se segui la strada dovresti arrivarci. Ok, allora, magari nel prossimo episodio arriviamo a questo colle finale. Bene amici, vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!